siamo in piena estate e quindi sicuramente l'attività che andremo a presentarvi è ciò che fa il caso vostro, anche perché poi diciamolo, non facciamo in tempo arrivare in estate che già arriva l'inverno, quindi a maggior ragione sarà un punto di riferimento per voi, anche perché poi vi faranno conoscere anche degli aspetti normativi che sicuramente non tutti ne sono a conoscenza, quindi bravi, preparati, professionali. Sto parlando di Tiziana Di Matteo, Piero Di Stefano, che ci parleranno di Technoating. Di Piero Di Stefano, benvenuti ai nostri microfoni. Buonasera. Allora, quindi un'attività sicuramente molto importante, e una, anche perché voi vi occupate di qualcosa che stanno, che sono presenti all'interno di tutte le case, perché comunque parliamo di manutenzione e di installazione di caldaie, climatizzatori, pannelli solari e anche la parte idraulica. Però proprio prima di far conoscere in toto quella che è la vostra attività, sono curiosa di conoscere la vostra storia. Quindi Technoating di Piero Di Stefano, come nasce? Nasce 25 anni fa come centro assistenza, installazioni caldaie e manutenzioni. Basta. Quindi 25 anni non sono pochi, non è che nasce da ieri, quindi significa che sicuramente avete tantissima competenza e la voglia anche di aggiornarvi, e poi lo vedremo anche dal punto di vista normativo, perché si vede già da lì che siete delle persone molto attenti, che mirate molto a quella che è la cura e l'attenzione nei confronti dei vostri clienti. Però ecco, per quanto riguarda i prodotti che voi andate ad offrire, quindi di che cosa parliamo? Guarda, noi trattiamo soprattutto la manutenzione delle caldaie, delle centrali termiche, dei climatizzatori, che è la parte iniziale, anche l'installazione delle stesse. Quindi da un primo sopralluogo, i nostri tecnici che sono preparati tutti quanti hanno fatto dei corsi e sono stati assistiti dal signor Di Stefano, che nel corso degli anni ha avuto l'esperienza, e vanno dal cliente, quindi consigliano qual è diciamo, l'opzione migliore per loro, la più economica, e li stradano anche a un risparmio. Certo, anche quella più funzionale a quelle che sono le proprie esigenze e anche le caratteristiche che possono essere della casa oppure dell'attività commerciale in generale. E poi in realtà voi, ecco, date anche una grandissima assistenza anche in tempi molto veloci e brevi, perché molto spesso ciò che preoccupa è proprio questo, che dopo l'installazione finisce là, uno prende e sparisce. È vero, è vero. Infatti ci è capitato sia con i singoli che con le società che il problema poi è questo: viene il tecnico, installa e poi basta. Invece noi seguiamo il cliente dall'inizio alla fine e anche negli anni, nei ricambi, in tutto ciò che riguarda, diciamo, il riscaldamento e la climatizzazione per la loro casa. E invece, appunto, per quanto riguarda anche i pannelli solari, che ormai tutti quanti ne sentiamo parlare perché rappresentano una fonte di risparmio molto grande, però che cosa succede? Voi che cosa offrite? Noi abbiamo tutti i tipi di pannelli solari per produzione d'acqua calda. Pannello solare economico, circolazione naturale e circolazione fossile, sono due versioni praticamente. Ok, e invece per quanto riguarda tutta la parte della parte idraulica, che cosa fate anche nella parte idraulica? Anche il pronto intervento. A volte capita che, insomma, che i nostri clienti, nonostante, diciamo, al di là della caldaia, hanno un problema con un bagno o anche il rifacimento completo di un impianto. Anche perché poi molto spesso sono anche collegati. Sì, infatti vanno di pari passo spesso e volentieri. Quando capita un impianto nuovo da rifare da zero, c'è sia la parte termica che la parte idraulica, quindi riusciamo a seguirle entrambi. Ma poi in realtà, ecco, voi non soltanto li seguite a livello di manutenzione, di installazione, di assistenza, li fate conoscere anche delle ottime opportunità. Ovvero c'è tutta la parte normativa riguardante comunque le agevolazioni fiscali e i rimborsi che non tutti conoscono. Non solo, ma devi essere un centro assistenza qualificato per poterlo fare, perché c'è una documentazione da dover presentare, quindi c'è un'agevolazione fiscale che è quella della ristrutturazione edilizia o del risparmio energetico, che è la più conosciuta, che si risparmia, diciamo, dalle tasse, quindi c'è un riscontro dalle tasse annuali, e invece c'è quella nuova che è il conto termico, che mira proprio a incentivare i clienti che hanno impianti molto vecchi e quindi che assolutamente sì, a cambiarli, e ci sono alcuni tipi di sostituzioni che bisogna fare, tipo un pannello seguito da un tipo di condizionatore che abbia una classe energetica superiore, proprio per incentivare diciamo il mantenimento del nostro ambiente, e questo è buono perché se spendi entro i 5.000 euro, diciamo, quindi
il cliente normale che fa un pannello e un qualcosina dentro casa riesce ad avere il rimborso anche del 50% nel giro di 3 mesi e è monetizzato, quindi non è come l'altro risparmio sulle tasse in 10 anni, il 50% è proprio il soldo che ti rientra, quindi è, diciamo, molto molto efficace. Ma ci sono delle soglie per poter accedere a queste agevolazioni? No, l'unica soglia è la sostituzione di un impianto vecchio con, quindi un senza nessun limite di reddito, per esempio? No, cioè. No. L'importante è che si vanno a installare a sostituire delle macchine precise, cioè non è che tutte le classi energetiche rientrano, deve essere proprio una cosa mirata. Certo, e poi appunto bisogna fare, come dicevate anche voi, riferimento a quelli che sono dei centri, quindi certificati. Assolutamente sì, perché se no non puoi poi ottenere, perché ce ne sono tante di persone che girano, magari ti installano la caldaia però è fine a se stessa, non ti rilasciano fattura, quindi a volte non ti parte la garanzia e devi chiamare un centro assistenza autorizzato e non trovi il ricambio. C'è una cura del cliente dall'inizio alla fine che comporta delle responsabilità e degli obblighi nei confronti dei privati e anche del pubblico. Assolutamente, ma voi sicuramente, ecco, attraverso la vostra preparazione, i vostri aggiornamenti continui, sicuramente siete dei punti molto importanti di riferimento per quelli che sono i vostri clienti. Certo. E quindi io direi a questo punto di dare tutti quanti i vostri contatti proprio per poter iniziare a fare riferimento proprio su di voi. Quindi io vi ricordo che sono qui con noi Tiziana Di Matteo, Piero Di Stefano, che ci hanno parlato di Tecnoheating, di Piero Di Stefano, quindi questa realtà che si occupa di manutenzione, di installazione caldaie, climatizzatori e pannelli solari, ma anche di tutta la parte idraulica. Quindi loro sono molto competenti, professionali, sono molto veloci, quindi non vi abbandonano dall'inizio alla fine e anche dopo vi danno la possibilità di conoscere tutte le opportunità che avete a disposizione, parlando anche di agevolazioni fiscali, di rimborsi. Li potete contattare allo 0774 52 62 10. Vi ricordo che loro sono a Guidonia, in provincia di Roma, in via Garibaldi 147 I, ma li potete scoprire anche su Facebook, il sito web su Facebook, su Tecnoheating di Piero Di Stefano, e sul sito web, che tra l'altro poi è anche interattivo, quindi potete prenotarvi anche quello che è il sopralluogo. Prenotare, sì, il sopralluogo, chiedere informazioni, controllare le offerte che noi facciamo mensilmente, perché a volte ci sono dei climatizzatori in offerta, delle caldaie, quindi dei ricambi. Molto spesso da noi si servono anche di altri centri assistenza, perché abbiamo un magazzino ricambi molto fornito. Perfetto, quindi lo ricordiamo, www.tecnoheating.it. Quindi io ve li ricordo nuovamente, Tecnoheating di Piero Di Stefano, qui con noi Tiziana Di Matteo e Piero Di Stefano. Grazie ancora per essere stati qui con noi. Grazie. E questa è Banalte Roma, la notte che continua su Radio Radio.